Guatè a tutti ciurma e benvenuti a Reggio Green in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like ragazzi per il prossimo episodio. Ve ne chiedo davvero pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Prima di tornare al gioco ragazzi, io volevo chiedervi davvero scusa per l'assenza di questi ultimi giorni, perché nelle ultime 2 settimane ho pubblicato veramente poco e nulla. Il punto è che ho passato ragazzi dei giorni appunto poco piacevoli a causa insomma di alcune situazioni, e quindi non ero veramente dell'umore più adatto per mettermi a registrare. Lo sapete ragazzi che preferisco proprio non pubblicare quando non sono dell'umore giusto, piuttosto che pubblicare e comunque appunto registrare video che non sono e non sarebbero piacevoli ovviamente per voi, per cui io vi chiedo veramente scusa per questa lunga assenza. Mi rendo conto che magari le serie così veramente sembrano interrompersi e quindi magari che l'interesse insomma possa passare a chi le stava seguendo. In ogni caso io ringrazierò chiunque dovesse voler continuare a seguire queste serie. Io spero ragazzi appunto da oggi in avanti di riuscire a rimettermi in carreggiata e quindi di riuscire anche a riprendere una pubblicazione che sia quantomeno abbastanza regolare, ovviamente anche qua su YouTube, per cui scusate ancora. Ed eccoci qua, il nostro obiettivo attuale ragazzi è quello di raggiungere appunto la barca di Sofia, quindi dobbiamo vedere finalmente se riusciamo ad imbarcarci per riuscire a raggiungere questa famosa isola che Hugo ha sempre sognato. Quindi mazza, il tempo si è fatto proprio brutto. Un orage de chaleur sûrement. Vous voyez cette lumière? Sì. C'est le phare du village de pêcheurs. Le bateau de Sofia est là-bas. Est-ce qu'on va vraiment naviguer par ce temps? Eh? Reste là. E adesso? Qu'est-ce que tu fais? Ma dove vai? Ah, bello di casa, non ti fa picchià però. Aspetta, ma io posso fare qualcosa? Scusa. E allora? Je peux m'occuper di lui. Io posso fare qualcosa. Commande e j'exécute. Ah. Ok, tieni premuto mira e ok. Posso chiedere a Darno di andare a ad affrontarlo. Vabbè, non è male questa come cosa, in ogni caso. Può essere sicuramente utile. Ovviamente non potremo usarlo sempre, come comunque per tutte le funzioni che abbiamo a disposizione, ragazzi. Fatto sta che dobbiamo adesso cercare di raggiungere la barca senza farci ovviamente beccare. Quindi fortunatamente quelli senza elmo possiamo farli fuori senza troppi problemi. Magari se sono isolati Arno può occuparsene senza troppi problemi. Questo sì, quindi raccogliamo tutto quello che possiamo raccogliere. Questo qua ovviamente con l'elmo ragazzi. Allora, un suggerimento buono che mi avete dato è di usare la pece magari appunto se i nemici hanno cose che possono andare a fuoco, fondamentalmente. Non lo so, vogliamo provare ragazzi a vedere cosa succede se gli colpiamo la lanterna. Ah, qua siamo un po' troppo in vista però, No, ma non so se posso colpire la... Niente ragazzi, allora facciamo così, guarda. Bacci tu per favore, occupatene tu, sperando che quell'altro stronzo là in fondo non se ne accorga. Ok, dai, buono, questo può essere utile in occasioni in cui i nemici sono appunto isolati da altri. Quindi vediamo un po', ovviamente come ben immaginavo ragazzi ce ne aspetteranno altri purtroppo. Uno dei due non ha l'elmo, posso occuparmene io. Quindi Arno per favore. Ma non gli ha fatto... Oddio no, l'ho colpito con la pece, ma so demente. Così? Manco. Ma che cazzo sto facendo? Mi serve il sasso a cipicchia. Ok, almeno uno è fuori. Ma era più di... Minchia, erano più di due. Il rumore dello scontro attira i nemici vicini. Ok, non ho letto il resto. Però insomma Arno anche può essere individuato. Ovviamente. Ok, buoni soci ma non buoni amici. Ah. Beh, non sono buoni presupposti, però vabbè dai, ce la faremo andare bene. L'importante è riuscire ad arrivare
alla sua benedetta barca. Quindi, allora, facciamo attenzione, ragazzi. Nascondiamoci un attimo, perché ne sta arrivando uno. Non so sinceramente se rischiare di colpirlo, perché comunque è in bella vista agli altri due. Però se si avvicina ancora un po', potrei magari provare. Boom bitch. No, dai, che sfiga. Aspetta, colpiamo anche l'altro. Boom bitch. Ok, ok, sta andando a fuoco tutto il mondo, ma poco importa, almeno ci siamo liberati di quei due rompipalle, ecco. Qu'est-ce qu'on s'en fout des contrebandiers? Les rats tu par milliers. Je suis même pas sûr que le comte comprenne la gravité de la situation. Ça fait beaucoup de soldats pour quelques contrebandiers. Le comte aime la loi et l'ordre. Un beau salopard. Mais il a disparu je ne sais où, comme le sale lâche qu'il est. Tu ne l'aimes pas beaucoup, on dirait. On se beh, déteste. Sembra... beh, era abbastanza chiaro questo. Il punto è che ovviamente l'altro stronzo verrà attirato dal casino, molto probabilmente. E infatti, dai Arno, dai, forza. Allora, fuori uno, aspetta che ne arriva un altro, attento. Non posso fare assolutamente nulla lui, ovviamente. Ok. Questa cosa anche, ragazzi, devo dire, è veramente utilissima. Veramente utilissima. Comunque volge molto al nostro vantaggio, eh. Quindi davvero super positivo che ci diano anche questa opportunità. Vediamo un pochettino. Oh, attenzione. C'è qualcun altro qua intorno. Ovviamente sì, ce n'è un altro lì. E sono tutti sembrerebbe dotati di elmo. Mi sa che Arnaud ci servirai di nuovo. Avanti tutta, minchia, regà, va proprio super all'arrembaggio, aggressivissimo. Bravo Arno, mi piace. Allora, stai giù, frate, stai giù, fai il bravo, perché devo capire se questo qua c'ha elmo oppure no. Ha elmo, purtroppo, sì. L'esperimento con la pece mi sa che è andato a farsi benedire, ragazzi. Cioè, oddio, a meno che forse sono proprio vicini a fonti, insomma, a fiamme. Tipo in questo caso, però mi sa che se ci toccherà fare così. Oddio, ma questo è... Oddio, ma questo è violentissimo. Oh cazzo. Oddio, ma io devo stare qua ad assistere inerme che lo ammazzi? Madonna, no. Mamma mia, che guerriero. Wow. Fantastico tutto ciò, veramente fantastico. Va bene. Ok, allora procediamo. Sì, andiamo. Attenzione. Via. Giù. State giù, signori miei, state giù. Allora, se sta allontana giusto quello che non c'ha l'elmo, ma io proverei a colpirlo comunque. Visto che ci siamo. Arno, non so se si potrà occupare un po' di tutti, purtroppo. Ovviamente no. Quindi dobbiamo cercare di fare un attimo d'attenzione. Allora, quello là in fondo non so se ha l'elmo, sinceramente. Forse posso provare a colpirlo, ma non so se da così lontano. Quindi vediamo un po' di avvicinarci senza farci vedere, possibilmente. Posso? Cazzo, non posso. Qua si tratterebbe di un 2 contro 1, ragazzi. Mi sa che siamo fottuti, non vorrei dire. Ma mi sa che siamo fottuti, signori. E ovvio è qua, merda. Ok, c'avevo, ok. Avevo un pugnale. Sì, ma Arno, che cosa stai facendo, figlio mio? Dai, su. Ok, manco me ero accorta di avere un pugnale a disposizione. Meno male com'è andata, ragazzi. Meno male com'è andata. Ok, allora, mi posso creare qualcosa? Perché qua non posso prendere materiali. Non posso prendere una ceppa. Extinguish, specie. Facciamoci un po' di tutto, ragazzi. E raccogliamo di tutto. Perché i materiali possono essere molto più utili di quello che magari uno si aspetterebbe. Anche, per esempio, i dardi. Il problema è che per ora non posso fare niente, non posso prenderlo. Se qua dietro c'è qualcosa di utile, oddio. A parte guardia là in fondo, sembrerebbe di no. Quindi è a parte una guardia là in fondo, quindi cerchiamo di fare il giro largo. Comunque ne abbiamo fatta di strada, fino ad ora. Vediamo un po'.
Ok, è da qua che dobbiamo uscire, ragazzi. Io non so se dirgli ad Arnoti di andarlo ad uccidere. Vai, bro. Senza paura, vai. Tensione, tensione. Io mi chiedo quanto potrà reggere quello scudo. Spero che reggerà davvero tantissimo. Ok, allora, uno di alcol, perfetto. Quindi adesso, oddio, cosa sta succedendo? Niente, non ci importa. Andiamo. Ça devient pire que la Guyane ici. On avance plutôt bien. Comment va ta tête? Ça va. J'aime bien ta coiffure. Remercie-moi. Oh, pitié. Grazie a me. Ah, grazie a me che mi hai fatto un buco in testa, Arnoldi, mortacci tua. Il pleut de plus en plus fort. C'est rien, c'est juste un orage. J'espère que ça va se calmer avant qu'on arrive bientôt. Speriamo di sì, porca loca, se no. La vedo dura, eh. La rascasse, il porte malheur ce poisson. Tout porte malheur avec toi. Allez, reprends ta patrouille. Tu porti sfiga, ma io guarda, te farei salta pure in aria. Rascasse. Cioè, no, oddio, continuo, ragazzi, ad usare il sasso sbagliato, l'animaccia mia. E pia poco pure te, figlio mio. Magari sì, magari no, vabbè. In ogni caso, sì, pia poco pure te. E qualcuno là sotto si è allertato. Ed è uno di quei bestioni, ragazzi, mi sa, con una di quelle mazze gigantesche. C'è qualcuno pure qua sopra. Ci sono dei ratti qua sotto, tra l'altro, attenzione. Ma comunque non potremmo usarlo. Ah, no, non è uno di quelli con la mazza enorme, mi dissocio. È uno di sti poveracci senza infamia e senza lode. Lo posso colpire anche così. Tac, via. Oddio, che è successo? Che cosa si è spezzato? Si è spezzato un collo, si è spezzato qualcosa. Arno, tocca a te, per favore. Fallo fuori in fretta, senza pietà alcuna, perché lui non avrebbe pietà di te. Ok, ben detto. Minchia, i topi, ragazzi, lo sono andato a rosicchiare fino all'osso. E qualcuno di voi, per fortuna, ragazzi, vedete che meno male che c'è state voi che mi avete suggerimenti, mi ha detto giustamente che quando i topi sono ammassati, che rosicchiano un cadavere, non possono essere usati da Hugo. Quindi io adesso... Vabbè, dai, niente, missia, raga, non vuole saperne niente. Allora, intanto vediamo se c'è qualcosa di utile. Allora, di qua si può scendere, ma ovviamente sarebbe scendere nella morte, in pratica. Io sarei curiosa di capire adesso come minchia dobbiamo procedere. Perché tra l'altro, ragazzi, adesso che ci sto a far caso, qua è strapieno di ratti qua sotto. Quindi dobbiamo sperare che questi vari pontili, tra queste varie baracche, ci siano fino alla barca che ci interessa, ovviamente. Quindi Arno, te tocca. Vai. Un cavolo, non si affaracci poi. Oddio, che sta succedendo? Chi ci ha visto? Chi ci ha sentito? Ci ha sentito qualcuno? Ci ha sentito qualcuno? Non lo so. È arrivato tipo un avviso, una roba del genere. Va bene, allora, intanto raccogliamo qua quello che possiamo prendere. Io non so manco, ragazzi, se stiamo andando nella direzione giusta, ma dovrebbe esserlo comunque. Mamma mia, raga, è pieno, pieno, anzi no, strapieno, scusatemi, di rattacci. Mamma mia, sono dappertutto, porca vacca. Allora, qua c'è un'altra cassa, direi ovviamente di aprirla, di raccogliere tutto. Sono contenta perché stiamo facendo un po' di rifornimento, quindi questa è una cosa super positiva. E allora, là sotto, allora, qua, ragazzi, non so se è saggio scendere, ma... Allora, posso colpirlo fin lì? Sì. Ecco fatto. I ratti ovviamente adesso se ne occuperanno. Comunque direi di far cadere questo tonno, perché magari può essere utile per allontanare i ratti qua nelle vicinanze. E quindi procedere da questo palo in avanti. Vediamo. Avanti, ragazzi. Allora, da qua possiamo salire? Sì. E poi continuare da qui, sperando non ci sia nessuno tra queste mura, se le vogliamo chiamare mura. Ok, prendiamo sta roba. Rottami, possono essere sempre utili. E vediamo. Oh, Arno, ti tocca di nuovo. Oddio, ma là in fondo ce n'è un altro. Boom, bitch.
Ammazza, e ha lasciato infilzata in pancia, Dio santissimo. Oddio, sta arrivando. Oh, adesso sì che è uno di quelli grossi con la mazza. Adesso sì, ragazzi. Anche se a quanto pare manco questo è tanto un problema per Arnaud, eh. Per fortuna. Però forse se riusciamo ad evitarlo sarebbe meglio. Ma non lo so, ragazzi. Vabbè, dai. Io devo sperare e pregare il cielo che Arnaud riesca a farlo fuori, nonostante sia un nemico abbastanza, ragazzi, importante. Madonna santa. Ok. Mamma mia, l'ha massacrato. L'ha massacrato, ragazzi. L'ha massacrato. Allora, qua che facciamo con sta corda? Non lo so. Perché abbiamo fatto questo? Ah, forse per il baule là in fondo. Un po' troppo rischioso, ragazzi. Io non vorrei assolutamente ritrovarmi fra le fauci di tutti quei rattacci, quindi... beh, direi... On ira sur ton île, c'est beau Laguna, et ensoleillé. Oui. Ok. Ci siamo. Bene, 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 ragazzi, bene. Siamo andati spediti, sono contentissima di questo. Ça a l'air sûr. Almeno siamo un attimo all'asciutto, porca vacca. Aia. Eh sì, le ha dovuto rasare. C'est là. Amicia. Mezza testa. On va aller le voir en attendant Sofia. Direi che è meglio aspettare. Je sais pas, Hugo. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui, s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Ma possiamo fidarci davvero al 100%, ragazzi? Perché poi mi viene qualche dubbietto. Non lo so. Ouvrez-moi. Oh shit. Oh, oh cavolo. Oh. E mi sia. Intervieni, cara. Ammazzalo, cara. Ammazzalo, ammazzalo, ammazzalo. Attenzione. Oh. Porca miseria. Tu va bien? No. On se connaît à peine. Mo stava di debito de vita, ragazzi. Non, tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors, soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer. Mais tu finiras par vouloir me tuer, toi aussi. Ok, ma Arnaud et Hugo? Ok, allora, lei mi piace. Se ve la devo dire tutta. Lei mi piace. On peut y aller? Sì, pronta, pronta. Possiamo andare assolutamente. Voilà la rascasse, c'est ça? Eccola la qua. La seule et l'unique. J'espère qu'ils l'ont pas abîmée. Eccoli, ok. Arnaud, où est Hugo? Je suis là. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre dans la cabine, tu es trempé. Oui. Che continua a piovere. Dio santo. Alors, comment on met ce rafio à l'eau? Va lever l'ancre avec Amicia pendant que je vérifie la route vers Laguna. C'est la manivelle à la proue. Mon sens? Oui. Dai, solleviamo l'ancora. Ça pèse son poids. Beh. C'est une ancre. C'est fait pour. Infatti, non potrebbe reggere una nave simile. C'est bloqué. Sofia, je crois qu'ils ont bloqué l'ancre. Oh, les sabotis. Allez sur le ponton avec la manivelle. Ça contrôle la chaîne. Il pontone. Futura. Tu peux faire quelque chose? Bel problema. Il fatto è che qualsiasi cosa io usi non durerà tanto per tenerli lontani, Proviamo, forza. Basta fare veloce, sperando che... Sofia n'a pas l'air de t'apprécier beaucoup. Ça change en fonction du vent. Mais elle m'en doit une de toute façon. Pourquoi? Ok, bisogna salire veloce. Forza Arno. Dai, oddio. Bene. Allora, intanto mi prendo questo e il pontone, eccola qua. Allora, occupa di ça. Te sei l'uomo, per favore, sei più forte di me, Ton frère verra bientôt Laguna.
J'espère, oui. Speriamo di vederla st'isola, perché sembrerebbe... Oui. Sembrerebbe essere l'unica salvezza. Che devo spaccare? Dobbiamo spaccare questo. Ecco qua. Problema risolto. Il problema è tornare indietro, ovviamente. Ti aime bien, alors. Tu dois savoir. Hugo est mourant. Quoi? Son sang est empoisonné. Si un remède existe, il est sur cette île. Alors il faut tout faire pour l'emmener là-bas. On y arrivera. Da quando è così premuroso col piccolo Hugo? Si è affezionato. Allora, qua abbiamo la risposta a tutti i nostri problemi, ragazzi. Un bel tonno. La voie est libre. No, la via è libera un cazzo. Adesso sì. Ok. Un attimo di pazienza. Andateci piano, ragazzi. C'è solo quello, eh. Ecco fatto. Amicia, sì, sì. Stiamo andando. Qu'est-ce que j'ai dit? Retourne dans la cabine. Fa troppo freddo. Veramente siamo fradici, eh. Via. L'ancre est levée. Bien, maintenant ici la grand voile. Sur le pont supérieur. Okay. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, capitaine. Ponte superiore. On touche au but. Et allez à bâbord. D'accord. Io vado. De l'autre côté. À ton signal. Di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Ah, ok, qua. Minchia, pure ragazzi, termini marinareschi. On a réussi. On va quitter cet endroit. Dai, speriamo bene. Poi anche perché c'è brutto tempo, magari, che ci sembra tutto stupendo, eh. Sfiga. Sofia, si è bloccata. Si è bloccata, si è bloccata. C'è qualcosa che la tiene su, ci picchia. Che famo? Si salopà un noue ma voile. Allora, detta. Sì, ma che disastro. Non ha pas le temps de monter là-haut. Come no? Je peux essayer de la couper? Oui. Va sur le ponton tribord. T'auras un meilleur angle. Fais pas de trou dans la voile surtout. Ok, ci provo, ci provo. Rien. Prepara-toi. On met le cap sur la cuna. La cuna? Quindi, ponte. La cuna? Sì. E anche lui ci crede, ovviamente. Sembra tutto incredibile. Merci. Tranquilla. Tac. Sì, però aspettatemi, eh. Aspettatemi. Aspettatemi. Non sono a bordo. Forza, 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 forza. Non vorrei perdere. Ok. Amicia, on navigue. Sì. On est sur la mer. Pour de vrai. Non sembra vero, ragazzi. Hey, tu vas où, Moussaillon? Vous êtes tous suicidaires dans cette famille, quoi. No. Tout va bien. Je te tiens. Oh, che tenero lui. Dai, è bello, bello. E qua inizia il capitolo 8. Un mare di promesse. Che me deve di sto titolo? Me deve di qualcosa di brutto? Spero di no. Mare ce l'abbiamo, siamo in mare. La mer è tellement calme. Rien che l'horizon. Profitto. Un po' di pace, almeno si spera, almeno per ora, comunque. Alors, il a survécu aux flammes. Oui, il en faudra plus que ça. Il a survécu à l'Espagne, la Bourgogne, même la Guyenne. Mais de justesse cette fois. C'est là qu'il s'est cassé? Oui. La seule fois où il n'a pas su protégé. Toi? Non. Quelqu'un qui portait le même blason que moi. Oh. Je vois. C'est un souvenir encore douloureux. Certains souvenirs ne se laissent jamais oublier, petite. Je comprends ce que tu veux dire. Hé, hey, vous deux! La voile penche à bâbord. J'ai besoin d'aide. Va tirer sur la corde de l'autre côté. Je vais donner du mou sur la mienne. Oui, compris. Si. Diciamo che tutto chiaro. Diciamo di sì, anche se non abbiamo la minima esperienza. Quindi j'adore faire ça.
È bello il mare quando è calmo, perché appunto mo ci vuole. Il mare in tempesta non è tanto piacevole starci in mezzo, eh. Grazie. Ottimo lavoro. Siamo pure diventati siamo diventati pure dei marinai provetti, ragazzi. J'espère qu'il se sent mieux. Speriamo bene. C'è una mappa. La mer Méditerranée. La Cuna devrait être quelque part ici. Celle-là ou celle-là. Chissà dove. Quante belle cose. Cette odeur de l'encens, ça sent tellement bon. Cose che ormai, ragazzi, non sanno manco più come sono. Bague. Une dame plutôt élégante, cette Sofia. Sì, si vede che la barca di una donna, comunque. Si vede proprio, piacevole. Des animaux. Ils viennent peut-être d'Afrique? On dirait qu'Hugo a joué avec. J'espère qu'il a rien cassé. No, dai, un bravo bambino, figurati se stiamo per rompere cose. Sophie, che ci dici? Sophia. Salut. Come andiamo? Andiamo bene? Cela doit être exaltant de piloter un navire. Ça me fait oublier tous mes problèmes. Vas-y, essaie. Allez, tu risques pas de nous faire couler. Che timone? Io non ho mai visto un timone simile, ragazzi. La prima volta. Alors? C'est incroyable. Tu ressens la mer, la liberté. Merci de nous aider. Remercie Arnaud, c'est pas dans mes habitudes. Oh. C'est un enfoiré, je sais. Il est comme ça parce qu'il en a bavé. Ça n'excuse rien, mais... Amicia ! Amicia ! Oh, le devoir m'appelle, désolée. Pas de problème. Merci. Comunque è stata super gentile anche lei, infatti. Là-bas, je vois quelque chose. L'isola. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Wow. C'est l'île. C'est la Cuna. Oh mio Dio. C'est exactement comme dans mes rêves. Merci. Quoi qu'il y ait là-bas, on le trouvera ensemble. Comme de vrais explorateurs. Oui. Tu sais, c'est pas très grave si je meurs. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le magistère Vaudin, il a dit que j'allais mourir. Oh, Seigneur, non, Hugo, je suis désolée. Ça n'arrivera pas. Sois pas triste. Je suis content d'être ici. Je m'amuse sur ce bateau et... J'aime bien Sofia. Et Arnaud, même si toi tu l'aimes pas. Pardon. Je voulais juste vous dire qu'on n'allait pas tarder à accoster. J'aurais besoin d'aide. Alors, venez me voir quand vous pourrez. Oui, bien sûr. Je suis contente d'être là avec toi. Che palle, ragazzi, che palle. Io spero che appunto arriviamo su st'isola e veramente, ragazzi, ci sia un miracolo, ci sia qualcosa. Perché se non dovesse esserci nulla, cioè... Che dai, no, cioè, io mi sento male. A few moments later. Ok, stavo iniziando a preoccuparmi. Ah, ok, quindi è abitata quest'isola. Lì c'è qualcuno, non è un'isola completamente deserta. Ok. Beh, per essere conosciuta, insomma, anche da altre persone. In effetti. Gettate l'ancora! À l'abordage. Bonjour. Salve.
Ok, quindi Arnaud ci accompagna. Allez, tout le monde, par ici. À mon tour. Moi, je reste. J'ai deux ou trois choses à faire ici. Je vous rejoindrai. Bien. On va faire un tour avant la nuit. Et trouver où dormir. Bonne idée. Et au fait, ici, vous êtes sur les terres du comte. Sois gentille. D'accord? D'accord. Terro a mente. Non vi preoccupate, farò la brava ragazza. Wow. Che bello anche qua. Bienvenue à la Kuna. Voici pour toi, mon enfant. Ma... C'est un grand honneur de t'accueillir. Merci. Ma che bello. Eh bien, nous avons un nouveau roi. Hugo le Juste. En effet, pendant les jours ardents, tous les enfants sont rois. Exactement comme l'enfant des braises qui veille sur notre île adorée. Ta présence est une bénédiction parce que tu es notre avenir, tout comme lui. Car il nous délivrera tous de l'emprise des ténèbres. Bon séjour. Profitez bien des festivités. Merci. Au revoir. Bello. Bon, che bella accoglienza. Ça commence plutôt bien, non? Infatti. Je me demande ce que l'église pense de tout ça. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. Prie pour que nous aussi. Allez, venez, votre majesté. On est dans mon rêve, Amicia. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est très beau, ouais. Mais maintenant, il faut trouver ce qui t'a appelé sur cette île. Bienvenue. Merci. Le marché est au bout de la rue. Il vaut le détour. Allons-y, vite. Oui. Alors, ce poste est molto carino. Eh, une minute. J'ai entendu à propos de son rêve et... Je voudrais vous aider, mais il faudrait me dire ce que vous cherchez. D'accord. Fosse facile. Alors, à dire, c'est... Sì, ma... C'est un peu étrange, mais... Eh ben... Vas-y, Hugo. Oui. Dans mon rêve, je me suis réveillée sur une plage et j'étais malade et j'avais peur. Mais un grand oiseau est arrivé et je l'ai suivi. J'ai cru que j'allais mourir, mais l'oiseau m'a montré de l'eau qui m'a guérie. Et il y avait un très grand arbre aussi. Et c'est là que je me réveille à chaque fois. Bien. Oiseau, arbre, eau. Praticamente ça pourrait être n'importe cosa. Où, mais c'est un bon début. On peut aller demander au marché. Allons-y. Ok. Come dicevo, comunque l'isola ovviamente per ora non è stata intaccata da niente, perché essendo un'isola. Est-ce qu'on peut parler aux gens de mon rêve? Tu ne devrais pas leur dire que c'est un rêve. Et n'interroge pas trop de gens. On ne sait jamais. D'accord. Ok. Alors je vais demander. D'accord, quindi meglio non rischiare di chiedere troppo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tout droit venu du jardin de notre mère. Besoin d'épices? Peut-être plus tard. On nous a parlé d'un étang avec de l'eau au pouvoir de guérison. Vous sauriez où il se trouve? Aucune idée. Mais durant les jours radieux, il y a beaucoup d'occasions d'être béni. Ah, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a un grand oiseau sur cette île? Il y en a quelques-uns par-ci, par-là. Tu en verras peut-être. Eh bien, merci pour votre temps. De rien. Grazie. Vabbè, comunque... Pas d'étang. Des oiseaux, peut-être? Oui. Ma quindi a quante persone dovrei chiedere? Forse vabbè solo ovviamente Venez a quelle voir mes fleurs. Selezionabili, insomma. Vediamo un po'. A chi altro, scusa Arno, scusa, fammi passare però. Cioè, a chi altro possiamo chiedere? Arno, spostati! Ok. Possiamo chiedere a questo signore. Salve. Bonjour, monsieur. Magnifique. Est-ce que vous... Il y a un étang magique ici, avec des oiseaux et des arbres? Je suis pas d'ici, vous savez. Ah. Je suis juste là pour le marché. Vous avez peut-être un oiseau? Oddio. Merci, monsieur. Ah, je vous en prie. Faccia finta di niente, di niente. Grazie, è stato gentilissimo. T'es aussi subtil que t'es grand. Hein, quoi? Allons voir le reste. Ok, vediamo a chi altri possiamo chiedere. Ma sempre qui al mercato, comunque ci possiamo allontanare. Essayons de nous renseigner ici. Vediamo. Bravo pour les décorations, tout le monde. Si vous voulez toujours aider, on a besoin d'un coup de main pour la fête de ce soir. J'irai aider. Anche un banchetto. Moi aussi. Cazzo però. E salve, sì, gentilissima. Bonjour à vous. Signora, bonjour. Nous venons d'arriver et nous avons entendu parler d'une plage qui serait proche d'un étang. Hmm.
C'est très précis. Quelqu'un connaît ? Désolé, ça ne me dit rien. Moi non plus. Il y a aussi un grand arbre. Eh bien, l'île est pleine de grands arbres. Vous en trouverez plus haut sur le plateau. Là, merci quand même. Je vous en prie. Pourquoi ils savent pas ? Les rêves sont les contes de l'âme, demi-portion. Pas de ce monde. On va continuer à demander. Ma chi altro possiamo chiedere? Cioè, a chi altri possiamo chiedere? Allora, qua ci sono due soldati, ragazzi. Sont en place. Les festivités vont commencer. Approchez. Tout ce qu'il vous faut à votre table. J'ai hâte de voir ça. Allons-y. Oh, Amicia, on peut y aller aussi. Ouais, bonne idée. Ok, si può andare anche di qua, ragazzi. Doit-on se méfier de l'armée du comte ici? Ils ont l'air plutôt calmes. Oh, autre capitaine, autre soldat, autre endroit. Je pense pas. Parfait. J'espère qu'il y aura un homme dragon. J'aimerais bien aussi voir un homme dragon. Garno è pure parecchio spiritoso. Mais j'adore cet endroit. On se croirait dans un rêve, c'est vrai. Certaines îles sont de vrais petits paradis, mais elles restent fragiles. Oh, sois pas si déprimant. Ils sont là. Ils vont sûrement commencer bientôt. S'il te plaît, Lucie, suis le rythme, d'accord? Pas d'improvisation. Je chante pour l'enfant des braises et il a besoin d'énergie. Mais pas autant. Delle braccia, bon, on s'en ça va bientôt être à nous. Dépêche-toi. C'était tellement bien l'an dernier. Tu crois qu'ils feront mieux? Je sais qu'ils répètent c'est depuis des mois. J'espère qu'ils vont encore traverser la Grand Place. C'est le meilleur moment. Vediamo. Au fait, qui est cet enfant des braises? Sans doute une divinité locale. C'est la Saint-Jean sur le continent, le solstice d'été. Ah, c'est sûrement une histoire de fertilité et de prospérité. Il y a le mese di giugno. Est-ce qu'il est magique? C'est un dieu païen. Et pacifique. Oui. Possiamo andare di qua. I soldati, per fortuna, qua ragazzi non rompono i maroni. Comunque. Des danseurs, Amicia, des danseurs. Sì, li vedo, li vedo. Tu sais comment ça se danse, Arnaud? Tu m'as bien regardé? Oh, on sait jamais. J'aimerais bien te voir danser. C'est t'as 30 ans de retard, mon garçon. Je vais t'imaginer, alors. La marche de la dévotion a commencé. La procession arrive. Amicia, vite. Arrive. Sì, ma Hugo, non t'allontanare. Béni soit la mer, ils sont là. Bonjour. Ah, bonjour. Che tenero. On arrive juste à temps. Est-ce que tu voudrais les bénir avec des fleurs? Je leur en jette, c'est ça? Exactement. Je fais comme ça? Béni soit l'enfant! Attends, je vais bénir les danseurs aussi! Ma... Go! Béni soit tout le monde! Oh, Seigneur! Voilà! Merci! Excusez-moi. Oh, ne vous inquiétez pas, ça venait du fond du cœur. Maintenant, ils sont bénis pour de nombreuses années. Et un peu sauvage, Gabriel. Venez, suivons le défilé! Bien sûr. Allons semer la pagaille autre part. Vite, j'aime bien bénir les gens. Je me demande bien pourquoi. Allora, ragazzi, mi ha appena salvato la partita, quindi direi per oggi di fermarci qua. Non so, sono parecchio in dubbio. Non mi aspettavo ovviamente che l'isola fosse un'isola così abitata. Quindi è bello anche tutto questo ambiente, insomma, che hanno creato. E mi sto chiedendo questo figlio delle braci. Lui ha detto un dio pagano. Non lo so ragazzi, è tutto molto strano e bisogna vedere se appunto riusciremo a trovare questo benedetto luogo che Hugo ha sempre sognato. E il titolo del capitolo, ragazzi, sinceramente non mi ispira a niente di molto positivo. Un mare di promesse sembrerebbe essere un modo per dire un mare di promesse infrante. Spero sinceramente di sbagliarmi. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!